Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo il nostro consueto appuntamento con la guida all'asta del fantacalcio e oggi parliamo di 7 errori da non fare se non si vuole perdere al fantacalcio. In sede d'asta è infatti opportuno avere sempre un determinato comportamento, avere sempre la massima soglia d'attenzione perché molto spesso sono i dettagli a fare la differenza. Anche un singolo errore può pesare tanto, per cui proviamo a non commetterlo, perché quell'unico errore potrebbe portarvi a non essere magari competitivi, oppure non fare quell'errore può portarvi ad una maggiore competitività. Prima di parlarvene, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Due metodi che vi permetteranno di restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti che usciranno su questo canale a tema Fantacalcio, su tutta la guida all'asta che in parte trovate già sul canale. Siamo partiti da poco. Lasciate like per supportare questo contenuto e non dimenticate di commentare. Siete d'accordo con i 7 errori di cui vi sto per parlare? E fatemi sapere anche se ci sono altri possibili errori importanti da evitare all'asta del Fantacalcio. Ricordo inoltre che in descrizione trovate il link per iscrivervi a Fantalab, un tool fantastico che vi permetterà di avere un notevole vantaggio all'asta sottoscrivendo l'abbonamento di soli 9,99 € all'anno, dove potrete utilizzare le mie fasce sempre aggiornate durante l'asta, la mia strategia e soprattutto godere di un notevole vantaggio competitivo rispetto ai vostri avversari. Possiamo adesso partire con il primo errore, che è quello di sopravvalutarsi, pensando di essere migliori. Di conseguenza è opportuno non sottovalutare i propri avversari, perché il fantacalcio, ricordiamo, non è una scelta esatta. E per quanto magari possiamo fare un'asta veramente molto buona, non è detto che 7 o 8 mesi dopo quell'asta molto buona diventi vittoria sicura al Fanta. Quindi bisogna ponderare ogni singola mossa e soprattutto migliorarsi in ogni occasione. Può essere una soluzione adeguata per evitare di commettere errori dovuti alla superficialità, che possono essere decisivi in negativo. Il secondo errore è farsi prendere dal panico se non si riescono a prendere gli obiettivi prefissati. Perché tutto possa andare infatti per il verso giusto. Per il meglio è opportuno rimanere sempre calmi, perché essendo un'asta ed essendoci un budget che è pari e limitato per tutti, non sempre i giocatori che noi vogliamo, non sempre i giocatori che noi puntiamo, riusciamo a portarceli a casa, riusciamo ad acquistarli. Le dinamiche possono essere imprevedibili e ciò accade, e non bisogna ovviamente farsi prendere dal panico. Le emozioni infatti spesso possono tradire e influenzare negativamente l'andamento dell'asta. Piuttosto può essere opportuno avere un piano di riserva da attuare con scrupolosità. Comprare troppe scommesse è il terzo errore da evitare se non vuoi perdere al fantacalcio. La composizione di ogni singolo reparto deve essere equilibrata, tanto da essere sufficiente un numero di giocatori da garantire almeno il voto. L'eccessivo acquisto di scommesse può esporci a rischi eccessivi, soprattutto se si tratta di scommesse non azzeccate. In tali circostanze è possibile che qualche partita possa essere giocata in inferiorità numerica e che in sede di mercato di riparazione si debbano sostituire più giocatori del previsto, costringendoci a non puntare su obiettivi di primo piano in caso di dinamiche particolarmente sfavorevoli. Passiamo ora al quarto errore, che è fissarsi sui giocatori da prendere a tutti i costi. Ogni giocatore va acquistato al prezzo giusto, e una volta superato questo prezzo è opportuno lasciarlo al miglior offerente, consapevoli che la strategia non può e non deve essere compromessa. Fissarsi su ogni singolo giocatore e sul singolo giocatore può essere dunque deleterio, poiché rilancio dopo rilancio il rischio è quello che il prezzo si impegni eccessivamente e ritrovarsi un giocatore strapagato sul groppone, per cui ci compromette l'asta in quanto ci troviamo con meno budget per completare la nostra rosa rispetto ai piani. E se questo avviene quando, ad esempio, si acquistano i difensori o i centrocampisti, i risvolti negativi non possono che essere decisivi durante l'asta degli attaccanti, quando potreste rimpiangere quei crediti inutilmente sprecati. Come appena detto, i giocatori vanno acquistati al prezzo giusto, pertanto è opportuno
ponderare bene i vari rilanci. E a tal proposito vi parlo di un altro errore, che è quello di farsi troppi nemici con i rilanci. Rilanciare senza criterio sicuramente va ad innervosire i vostri avversari, vi espone al rischio di acquistare giocatori che magari non volete, o giocatori eccessivamente pagati, ma c'è anche l'altro rischio, che è quello che riguarda questo errore, che è quello di farsi troppi nemici in sede d'asta. Avere poi gli occhi puntati addosso non contribuisce ad acquistare i giocatori migliori per rapporto qualità-prezzo. Passiamo al sesto errore, puntare sui nomi. In fase di studio dell'asta del fantacalcio è opportuno distinguere come prima cosa l'importanza calcistica di un giocatore e l'importanza fantacalcistica. Alcune volte questi due tipi di importanze possono coincidere, altre volte, la maggior parte delle volte, no. Non saper fare questa distinzione può compromettere il buon esito della vostra asta e di conseguenza della vostra intera stagione fantacalcistica. Farsi attirare dei nomi relativi ad esempio ai grandi mediani può essere deleterio se per il loro acquisto si spende più del previsto. Perché anche al fantacalcio ci sono le categorie, un centrocampista centrale che fa tanta legna al centrocampo non può mai valere quanto una mezzala di inserimento, neanche se è il migliore al mondo in quello che fa. L'ultimo errore di cui vi parlo oggi è prendere ad agosto troppi giocatori incerti in chiave calciomercato. Scommettere su quello che può accadere in sede di mercato può comportare sicuramente dei benefici a medio termine, ma non è sempre così. Come per le scommesse, bisogna guardare anche l'altro lato della medaglia. E in questo caso l'altro lato è il rischio di ritrovarsi con una rosa corta o una rosa che ha necessità di diverse operazioni nel prossimo mercato di riparazione. E in questo caso bisognerà fare anche dei conti con dinamiche di asta di riparazioni che magari potrebbero non essere favorevoli e costringervi a tenere un giocatore o poco appetibile fantacalcisticamente o andare a sostituire un giocatore male spendendo più del dovuto. Insomma, i benefici sì, possono esserci, così però potrebbero anche esserci conseguenze negative. Dunque, avere equilibrio nel comporre la propria rosa può sicuramente essere la soluzione per evitare di imbottirsi di giocatori che potrebbero rimanervi inutilmente sul groppone. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, non finisce però la guida all'asta del fantacalcio, che da domani continua con nuovi ed imperdibili video. Ciao a tutti!